Oli. Cosa vi piace di più di Baggio? Ce ne sono tante di cose che ci piacciono di Baggio, vabbè, a partire dal Parco delle Cave, la biblioteca, poi Baggio in sé, il centro storico, è molto bello. Il suo aspetto popolare forse? No, anche il balzo, Sherradio. Sì, Sherradio poi nel cuore proprio. Allora, a Baggio cosa mi piace? Le cave di Baggio, assolutamente, il parco, che è un parco favoloso, Sherradio, ovviamente, i miei amici, Carlotta Bettini, qua con me oggi, certo, Matteo, anche se è di Monza, Radio Biblio, assolutamente, Sherradio, Rainbow Road d'Italia, c'è un elenco enorme di cose che mi piacciono. A te cosa ti piace? Beh, la situazione in biblioteca direi che spacca. Le persone che ci lavorano e che ci lavorano anche gratuitamente, ovvero tutte quelle persone che si impegnano gratuitamente per il quartiere e che fanno parte di associazioni o altre realtà come Sherradio. Cos'altro ci viene in mente? Tipo quella del terzo piano in via Valsesia, non lo so. E cosa vorresti cambiare a Baggio? Cosa vorrei cambiare a Baggio? Forse il degrado di alcune zone. I baggesi. C'è poca vita notturna. Esatto. Cioè, se tu dici esco fuori la sera e voglio andare in un posto vicino, non è che c'hai molte alternative, devi per forza prendere la macchina per spostarti. Non lo so, forse più spazi per i giovani. Di Baggio vorrei cambiare alcuni piccoli quartieri come quello di Via Quarti, sono quartieri un po' difficili e complessi per una serie di motivi, che però nascondono probabilmente molte risorse di cui Baggio potrebbe fruire, e mi piacerebbe cambiarli. Altra domanda. La biblioteca è riaperta la sera e cosa ti piacerebbe che proponessi? Allora, noi proponiamo, ti brucio così di partenza, proponiamo una cosa, entreremo, speriamo, incroci i pollici delle gambe, dei piedi, di qualsiasi pollici nella mia testa, nel mio corpo. Perché parteciperemo alla Week Pride, la settimana alle 5 giornate Rainbow di Milano. Magari dei cineforum. Se facessero suonare qualche gruppo, magari anche di giovani un po' più, che non siano proprio le prime armi, però un po' più promettenti, che abbiano un po' di seguito, potrebbe diventare un bel... Sì, dei piccoli eventi, magari anche soltanto una volta a settimana. E anche di vario genere, comunque la cultura tutto tondo. Sì. Noi vorremmo proporre i libri parlanti, è una cosa molto particolare, non svegliamo nulla, se succede noi faremo la festa. Piacerebbe cose per giovani, sempre iniziative per giovani di diverso tipo, dalla musica alla cultura, a qualsiasi tipo di attività che possa veramente coinvolgere i giovani tutti. Quelli che normalmente si trovano nelle piazze o in via Quarti nel parcheggio, a quelli che vanno all'oratorio o in parrocchia. Ciao grand, il serait temps de te réveiller. A trop vouloir vieillir, on finit par s'enterrer. Sous ton armure de fer, il y a Montmartre qui étouffe. Il y a un vieil artiste sans tableau qui secoue.